Danilo Rocco, nato a Bergamo nel 1969. Scrittore, giornalista, ufficio stampa. Scrittore perché ho scritto sia libri di saggistica, storia del teatro soprattutto, e manuali di comunicazione, sia narrativa, quindi ho scritto romanzi e racconti, libri di racconti. Giornalista perché mi occupo soprattutto di quella che una volta era la terza pagina, quindi di cultura, recensisco libri di narrativa oppure saggistica, mostre d'arte, cinema, quindi film, recensisco spettacoli teatrali, ovviamente, essendo io uno storico del teatro. Ufficio stampa perché mi occupo di pubblicizzare, di rendere noto presso gli operatori dei mass media iniziative prodotte soprattutto in ambito culturale e del mondo del volontariato. Beh, i miei interessi sono più o meno quelli un po' culturali e della comunicazione, quindi mi interesso di letteratura, mi interesso di teatro, mi interesso di arte, di cinema, ma poi nella comunicazione mi interesso soprattutto del web 2.0, è una mia passione, sono sempre stato attratto dalle nuove tecnologie, dalla comunicazione, dai nuovi modi di poter comunicare che in questo momento rendono le possibilità enormi e a tutte le persone con una facilità prima inimmaginabile. Queste sono domande a cui non so rispondere, non sono mai riuscito a dirne uno, non sono mai riuscito a individuare una classifica, a fare una classifica. Vuol dire che nel campo della cinematografia ci sono dei registi che seguo, i cui film mi piacciono, come Pedro Almodovar, Federico Fellini, Pasolini, Visconti, Manani Moretti, per non dire solo dei morti, insomma, Ferzan Özpetek, François Ozon, insomma, sono dei registi che quando esce un film, insomma, faccio in modo di poterlo vedere. Per quanto riguarda i libri, anche qui non c'è un libro preferito, ci sono degli autori i cui libri mi piace leggere, come per esempio i libri di Pirandello, di Beckett, di Moravia, Tondelli, Quasimodo, Pasolini, ma poi per parlare dei vivi veronesi, Ian McEwan, sono tanti, insomma. Sono uno sperimentalista perché credo nel valore dell'esperienza, la mia.